Veniamo alla pagina economica. L'industria manifatturiera regionale, dopo una prima ripresa nello scorso trimestre, ha subito una nuova battuta d'arresto. A dirlo sono gli ultimi dati di Confindustria, Unioncamine e Intesa San Paolo. Sentiamo da Sara Ferrari. Dopo un primo miglioramento, segnato dai dati incoraggianti registrati nel primo trimestre dell'anno, l'andamento delle industrie manifatturiere emiliano-romagnole ha subito un rallentamento. A tratteggiare questo scenario di luci e ombre è l'indagine congiunturale regionale sull'industria manifatturiera relativa al secondo trimestre 2014, realizzata da Unioncamere, Confindustria e Intesa San Paolo. La produzione, si legge dai dati, è diminuita dello 0,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre per quanto riguarda i comparti, ad eccezione di quello alimentare e quello meccanico, rispettivamente in crescita dello 0,9 e dell'1,3%, per gli altri i numeri sono in negativo, seppur con diverse sfumature. C'è un export che continua a tenere, ci sono aziende che in generale, quelle legate appunto all'export, legate alla medium high technology, legate alla ricerca e sviluppo, che stanno continuando ad andare molto bene, ma c'è tutta una parte del mercato, e in particolare quella legata ai consumi interni, che invece ha delle forti difficoltà. Proseguendo con la lettura dei dati, emerge che il fatturato ha subito una flessione dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, così come la domanda diminuita dell'1%. Manca la domanda interna, abbiamo sì delle buoni risultati nell'export, ma complessivamente c'è sparito il mercato interno, conseguentemente abbiamo i saldi negativi sotto diversi aspetti, compreso quello della produzione. L'indagine considera anche il capitolo occupazione. Il settore dove si sono persi più posti di lavoro è il comparto costruzioni, dove è stato registrato un meno 5%. Bisogna anche mettere mano un po' alle tutele generali che in questo momento hanno le persone che sono espulse o comunque allontanate o comunque sospese dal mondo del lavoro. Bisogna rivederle in profondità. C'è un progetto del governo, io mi auguro che questo progetto diventi realtà in tempo molto molto breve.